e occhi minacciosi pieni di odio, e occhi che hanno il colore del tritolo, incrociano occhi buoni di uomini e donne che sono dentro un'automobile e corre dritta verso la morte. L'ultima corsa di Giovanni Falcone inizia all'aeroporto di Ciampino a Roma, sabato 23 maggio 1992. Un jet dei servizi segreti decolla con a bordo il giudice e la moglie Francesca Morvillo. Destinazione Palermo, aeroporto di Punta Raisi. Quando arrivano a Palermo, li attendono sei agenti con le loro auto, tre Fiat croma blindati. Le vetture si muovono dall'aeroporto. Falcone sceglie la croma bianca. Lui è al volante e la moglie gli siede accanto. Così imboccano dritti l'A29, l'autostrada A29. Intanto la campagna siciliana sfila i lati con tutti i suoi colori di marcia. E il sole taglia di traverso i finestrini mentre un caldo vento di scirocco accarezza tutti i loro volti. C'è odore di mare a Palermo, c'è odore di mare. Sulla statale che corre parallela all'autostrada, una lanciadetta si mette in moto. La guida un mafioso chiamato Gioacchino La Barbera. Palermo dista soltanto 7 chilometri e le auto si stanno lentamente avvicinando allo svincolo Capaci, Isola delle Femmine. E dalle colline che sovrastano l'autostrada ci sono degli uomini che seguono la scena scatto dopo scatto, come se fosse la sceneggiatura di un film. Interruttore che mette in moto il meccanismo della strage è un segnale in codice, è praticamente una telefonata sbagliata che è entrata nella storia di sangue di Capaci. Pronto, Mario? No, ha sbagliato numero. Il cellulare di La Barbera squilla. Lui sa che quella telefonata non è un errore, ma un segnale preciso. Con lui, in un casolare vicino alla statale, ci sono altri 7 uomini. E sono tutti al vertice di Cosa Nostra. E allora? La Barbera sale sulla sua Lancia Delta e imbocca la strada che corre parallela alla Palermo Punta Raisi. Arrivato ad un punto prefissato, si ferma ed aspetta. Ferrante e Salvatore raggiungono l'aeroporto, Gioia e Troia inseriscono una ricevente vicino 500 kg di esplosivi nel tombino dell'autostrada. Poi salgono con i mafiosi Brusca e Battaglia sulle colline di Capaci. In quel momento dall'autostrada spuntano le tre Fiat Croma. La Barbera riparte e le segue a distanza. Le chiama Gioè sulle colline. Meno di un secondo e la telefonata si interrompe. È il 23 maggio 1992, 20 anni fa. Sono le 17:56 minuti 48 secondi. L'uomo della collina, Giovanni Brusca, sfiora il tasto del telecomando a distanza. Raggiunge il tombino dove è collocata la ricevente. 5 quintali di tritolo seppelliti dentro in un canale di scolo divampano. La prima auto catapultata a 5 metri. Gli uomini dello Stato
Gli agenti di scorta Antonio Montinaro, Rocco Di Cilio e Vito Schifani muoiono sul colpo. E Giovanni Falcone e Francesca Morfillo moriranno all'ospedale di Palermo. Poi Paolo Borsellino, che ripeteva la stessa frase per giorni: il mio problema è il tempo. Il 19 luglio del 92 a Palermo, una domenica calda, Borsellino e la sua scorta raggiungono via Mariano D'Amelio. Borsellino fa giusto in tempo a citofonare al numero civico 21, quando alle sue spalle esplode una Fiat 126 carica di ritorno. Con lui moriranno tutti gli uomini della scorta. Così si moriva a Palermo, soli, senza la protezione dello Stato che si serve, senza neanche il tempo di vivere, senza un saluto, senza aver chiuso l'ultima pagina di un'inchiesta, soli, semplicemente soli. Scriveva Giovanni Falcone: un uomo fa quello che è il suo dovere fare, quali che siano le condizioni personali, quali che siano gli ostacoli, i pericoli o le pressioni. Questa è la base di tutta la moralità umana. Gli uomini passano, le idee restano, con le tensioni morali, e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini, Il vero tallone d'Achille delle organizzazioni mafiose è costituito dalle tracce, che lasciano i grandi movimenti di denaro connessi alle attività criminali più lucrose. Credo dovremmo ancora per lungo tempo confrontarci con la criminalità organizzata di stampo mafioso. Per lungo tempo, ma non per l'eternità, perché la mafia è un fenomeno umano e, come tutti i fenomeni umani, ha un principio, una sua evoluzione e avrà dunque una sua fine. E poi l'ultima: si muore generalmente perché si è soli, perché si è entrati in un gioco troppo grande, si muore perché non si dispone delle necessarie alleanze, perché si è privi di sostegno. In Sicilia la mafia colpisce i servitori dello Stato che lo Stato non è riuscito a proteggere. Questa è la nostra memoria, quella che non deve mai andare dispersa. E sono contento di essere venuto qui e di raccontarla a voi, che siete i più giovani, per non dimenticare. Grazie. Grazie a tutti.